Una sera sono entrati sfondando la porta e hanno detto che erano venuti a prendermi. Mia madre li ha supplicati di non portarmi via. Urlavamo e piangevamo, ma ci dissero che se avessimo continuato ci avrebbero ucciso. Mi hanno caricata su un camion e hanno guidato tutto il giorno e tutta la notte nella foresta. Siamo state picchiate e poi ci hanno detto di andare nelle camere per sposare i nostri mariti. Un uomo è entrato nella mia stanza. Non c'è stata nessuna cerimonia. Mi ha violentata e mi ha fatto sua moglie. È stato molto violento. Eravamo sempre sorvegliate, anche per andare in bagno. Non avevamo nessuna medicina, non c'era niente. Anche dopo i rapporti sessuali, mio marito non mi parlava mai. Sapeva solo pregare alla moschea. Dopo 3 anni, ho deciso di fuggire. Sono scappata mentre mio marito era andato alla moschea. Ho camminato per giorni nella foresta. Sono salita su un albero con il mio bambino sulla schiena e ho visto in lontananza un tetto. Così ho capito che ero in salvo. Ora sono in un campo profughi. Un giorno spero di tornare a casa e di rivedere mia madre.